Siamo su Facebook. Ok, Aspetta buonasera. un secondo, giusto per stare tranquilli, faccio un controllo. Ok, siamo in diretta su Facebook. Io vi do il benvenuto su Stroncature e vi auguro buon anno. Grazie Nunzio. Stasera presentiamo l'ultimo libro di Paolo Morando, reduce da un precedente incontro avvenuto pochi giorni fa al Festival dell'Economia di Trento, dove l'ha presentato dal vivo, lo sta presentando dal vivo. L'ultimo suo lavoro che si chiama Eugenio Cefis, una storia italiana di potere e misteri. Un bel libro edito dalla Terza come il precedente, prima di Piazza Fontana che abbiamo presentato a novembre, libro molto corposo che parla appunto di Eugenio Cefis, di cui io non dirò nulla e lascerò parlare di Scassa. Allora io presento chi sono i discussant prima di tutto, Elisabetta Serraroli, studiosa del terrorismo, studiosa del contemporaneo e sta facendo un dottorato a Grenoble, dove sto facendo anch'io un dottorato, Grenoble UGA, AUX. Poi ci sta Massimiliano Grigler, autore televisivo, anche lui studioso di questi temi, molto appassionato ai retroscena che ci stanno dietro a questi misteri dell'Italia degli anni 70. Andrea Pomella, che è storico dell'economia, che lavora presso l'università, Luigi Vanvitelli, Università della Campania, Luigi Vanvitelli, e poi Paolo Morando, che ha scritto questo libro, veramente bello e che sta avendo anche un riscontro in termini di vendite. Io organizzerei la presentazione lasciando parlare di Scassant un 10 minuti a testa e inizierei appunto da Elisabetta Serraroli, prego. Allora, buonasera a tutti. Io in realtà prenderei meno di 10 minuti perché appunto vorrei presentare il personaggio anche perché appunto io come diceva Armando Pepe prima, anche io faccio parte, diciamo, di quel gruppo. Affetto dalla magnifica ossessione di quegli anni e diciamo di quegli eventi un po' opachi della storia italiana. E questo volume, appunto, cerca di raccontare, di fare chiarezza sulla figura di Eugenio Cefis e appunto sulle vicende a cui è legata questa figura, l'immagine, della persona e del personaggio di Eugenio Cefis. E appunto il cui centenario dalla nascita ricade quest'anno. Io immagino che appunto per Paolo Morando, che si è occupato appunto di questi anni, cercare di raccontare Cefis deve essere stato un lavoro importante anche dal punto di vista delle implicazioni della vita, di Eugenio Cefis. E dell'intassellamento degli eventi tra di loro, dei gruppi di potere e delle zone opache di questi gruppi di potere. Io mi collego subito diciamo, allo spazio che ha lasciato prima Armando e diciamo, faccio un piccolo excursus sulla vita di Eugenio Cefis che appunto nacque nel 1921, fu tenente dell'esercito del Regno e anche partigiano dopo l'8 settembre, capo partigiano, fu braccio destro di Mattei e quindi ai vertici dell'ENI, di cui poi fu presidente dal 67 al 71 e da lì poi iniziò la famosa scalata al colosso della chimica Montedison, di cui fu presidente appunto dal 71 poi al 77 fino alle sue clamorose dimissioni e all'espatrio in Svizzera. Ovviamente tutta la sua avventura dirigenziale fu costellata di inchieste e scandali sulla
appunto sul capitale utilizzato per la scalata Mount Edison, sul suo espatrio, sulla paternità della loggia massonica P2, la correlazione con anche la morte di Pasolini, che appunto nel suo incompiuto petrolio utilizzava uno pseudonimo per utilizzare come personaggio chiave del romanzo inchiesta Cefis stesso, dopo aver letto un discorso di Cefis del 72, ovviamente, diciamo, in modo anche un po', possiamo dire, forzoso. Quindi io vorrei, ovviamente suppongo che dopo di me parleranno anche gli altri discussant. Io sono rimasta molto colpita dall'utilizzo delle fonti sia giornalistiche, sia delle interviste. Perché ovviamente, diciamo, io dal mio punto di vista, che ovviamente è un punto di vista storico, io tendo sempre a evitare le interviste, evitare la memoria. Perché la memoria può alcune volte giocare brutti scherzi, questo lo fa con tutti. E quindi questa è una cosa che molto spesso spinge lo storico a evitare di trattare il testimone come una fonte attendibile o sempre come una fonte attendibile. Invece quello che riesce a fare questo volume e l'autore in questo volume è quello di utilizzare, secondo me, appunto la fonte memorialistica, il testimone, direi con pulizia, con chiarezza, cercando appunto di non fare sconti, come dice nell'introduzione, ma allo stesso tempo di essere quanto più possibile, diciamo, fuori dalle solite letture, anche dalle letture un po' troppo tendenziose o da un lato o dall'altro, ecco. E quindi io vorrei chiedere appunto all'autore di parlare di questo e delle fonti e soprattutto appunto delle fonti memorialistiche. Poi ovviamente quando sarà tempo di parlarne. Grazie Elisabetta. Max Massimiliano Griner, se vuoi intervenire, siamo. Grazie. Sì, grazie. Farò gli elogi di questo libro che ho apprezzato moltissimo perché sarebbero molto partigiani, però è un libro secondo me veramente notevole. Perché è notevole? Ma secondo me è notevole per la sua paradossalità, cioè è un libro veramente paradossale. In che senso? Nel senso che se noi ascoltiamo la lettura che Paolo Morando dà di Eugenio Cefis, potremmo anche essere tentati di dire che forse non era necessario scrivere un libro su di lui. Perché? Non perché non sia stato un personaggio di enorme peso ed enorme potere nell'Italia degli anni 60 e anche gli inizi degli anni 70, ma perché effettivamente questo libro smantella passo dopo passo, pagina dopo pagina, la maggior parte se non la totalità, del mito nero che è stato costruito intorno a Eugenio Cefis. Smantella quasi tutto e rimane veramente, veramente poco. Cioè rimane l'uomo vero, l'uomo di potere vero, dietro quell'immagine che è stata costruita di lui. Si citava, parlavamo all'inizio di questo incontro, prima che cominciasse, del peso che Pasolini ha avuto nell'immaginario collettivo,
e soprattutto nel racconto che ha fatto di Cefis, appunto per l'opera incompiuta Petrolio. Non è un caso che Paolo Morando cominci proprio a raccontare Cefis nel vivo di quella che chiama la Pasolineide. Pasolineide cosa significa? È un termine che ha dovuto creare perché fino ad ora pochi si erano occupati di raccontare questo aspetto. Cioè, la Pasolineide sarebbe una sorta di odissea mentale vissuta da Pasolini e anche da tutti quelli che lo hanno seguito nel corso degli anni, hanno seguito il suo punto di vista e hanno guardato a Cefis, ma anche al palazzo, anche alla Democrazia Cristiana, anche al potere, diciamo, al sistema, comunque lo si volesse chiamare, attraverso gli occhi del complottismo, perché di fatto questo era. Cioè, non era l'Eugenio Cefis, come ha ricordato Elisabetta Sellaroli, dovremmo studiare e conoscere attraverso le fonti storiche, ma era il Cefis consegnato dai suoi detrattori, che sostanzialmente gli contestavano sicuramente un eccesso di potere, e su questo non erano certamente in torto, ma anche tutta una serie di nefandezze che sarebbero state compiute da lui o direttamente in suo nome o sul suo mandato. Persino la morte di Pasolini, effettivamente. Persino forse la morte di Rino Gaetano, cioè un grande cantautore che morì in via Nomentana all'alba perché probabilmente aveva dormito poco e bevuto troppo. Insomma, tutta una serie di episodi che fanno di Cefis una figura veramente tenebrosa. Però in realtà, diciamo, ripercorrendone la storia così come fa Paolo Morando, si scopre che la maggior parte di questa visione è costruita su quella che oggi definiremo delle fake news. C'è da dire che, come il libro mostra benissimo, Eugenio Cefis, forse per ragioni del luogo in cui era nato, per via dell'educazione familiare, perché forse perché sarebbe sempre rimasto un ufficiale dell'esercito di riserva. Insomma, era un uomo estremamente riservato, non voleva far sapere che la sua fortuna fondamentalmente derivava, come Paolo Morando le scrive benissimo, dal fatto che si era sposato benissimo, aveva sposato una donna molto ricca, questa è la ragione per cui divenne ricco e poté permettersi molte cose nella vita. Ma insomma, era un uomo che parlava pochissimo di se stesso, non raccontava quasi nulla e cercava di fare in modo che tutto quello che lo riguardasse venisse celato. Un esempio lo fa, e che è anche interessante molto per quello che stiamo dicendo, lo fa Paolo Morando quando parla del massacro di Kwali in Nigeria, quando viene messa sotto attacco una base dell'AGIP e della SNAM, se non ricordo male, se era 61, 60, 61, comunque siamo negli anni di pieno potere, 63 forse, adesso non mi ricordo, comunque era già ovviamente il potere saldamente nelle mani di Cefis. Paolo Morando ha ritrovato la testimonianza, ci furono delle telefonate direttamente da Cefis, che governò, diciamo, negoziò direttamente, si spese per la liberazione dei tecnici che erano stati catturati dai ribelli nigeriani, e riuscì anche a liberarli, tra l'altro, probabilmente erogando una grossa somma di denaro. Queste telefonate vennero registrate dalla base locale in Africa, prima che Cefis, tra l'altro, andasse di persona sul posto, con molto coraggio e molta determinazione. Furono registrate, come racconta Paolo Morando, perché sapevano gli uomini di Cefis quanto fosse, quanto pretendesse efficacia e rapidità di azione. Lui era uno che parlava molto rapidamente, quindi si rischiava di perdere quello che diceva, quindi l'avevano registrato. Quando lui arriva, scopre queste registrazioni, capisce perfettamente che le registrazioni sono state fatte per stenodattilografare i suoi ordini e attenervisi in modo preciso, però dice, vabbè, però datemi queste cassette che le porto via e le faccio sparire. Per quale ragione le porta via? Ma per la ragione per cui forse probabilmente tutti noi non vorremmo che le nostre conversazioni private, anche banali, finissero nelle mani delle persone che non ci conoscono benissimo e che potrebbero trovare qualcosa di non esattamente commendevole in quello che abbiamo detto. Naturalmente Cefis era anche un uomo molto esposto, in quell'occasione addirittura è quasi potremmo dire che surroga lo Stato, perché di fatto l'ENI era diventato uno Stato nello Stato, e di conseguenza ci sono buone ragioni per comprendere perché volesse che quei particolari poco significativi nastri venissero cancellati. Beh, insomma, infatti, tornando rapidamente a Pasolini, come si diceva, le fonti di Pasolini furono dei testi che furono composti appositamente per mettere in cattiva luce.
Eugenio Cefis. E il fatto che un libro come Petrolio sia stato costruito utilizzando questa fonte, e qui ancora torniamo all'importanza delle fonti, sia stato costruito utilizzando una fonte che era fondamentalmente fake, cioè un cumulo di spazzature, di invenzioni messe insieme ad arte, fa riflettere molto, perché effettivamente credo che la maggior parte delle persone che oggi, per motivi anagrafici o di studi, conoscono Cefis, lo conoscono anche attraverso Pasolini, o comunque il binomio è praticamente inscindibile. È difficile trovare qualcuno che conosca Cefis, sappia che ruolo ha avuto nel nostro paese, ma ignori che Pasolini ne abbia fatto un ritratto o comunque sia esistito e come poeta abbia voluto cercare di dare un'interpretazione generale del potere in cui includeva Cefis. Anzi, sarebbe stato il vertice di tutta la sua riflessione. È sintomatico che il libro si basasse su fonti pessime, probabilmente per la ragione che Pasolini aveva una tesi che voleva dimostrare. Ed è esattamente il contrario di quello che fa Paolo Morando. Questo libro, infatti, nella saggistica italiana, secondo me un altro di questo livello è quello scritto da Massimo Mecacci, La Ghirlanda Fiorentina. Questi due libri, meritevolissimi, hanno il pregio di offrire diciamo tutta la retrobottega dell'autore alla nostra disposizione. Cioè tutto quello, il libro perché è così voluminoso, nonostante la maggior parte delle cose che racconta siano dei miti che Paolo Morando smentisce, ma perché Paolo Morando ci mette a disposizione il materiale, diciamo gli ingredienti della sua cucina. E questo è un atto di onestà straordinaria, perché non solo non segue una tesi predefinita come fece Pasolini, ed è questo un dubbio, ma addirittura ci mette nelle mani tutti gli elementi che consentono di farci un giudizio personale. E questo è veramente molto, molto raro, perché in genere gli autori sono disturbati dalla presenza di eventuali documenti che possono turbare la ricostruzione come è stata fatta e come loro amano e come avrebbero voluto chiuderla e infiocchettarla. Qui invece non c'è niente di tutto questo. Io non mi soffermerò su tanti aspetti della vita di Cefis che possono essere graditi e diciamo con piacere da chi leggerà il libro. Però ecco, sicuramente direi che una cosa può essere detta. Cefis ebbe sicuramente un grande potere perché arrivò alla guida di un gruppo estremamente potente. Parliamo di un'epoca in cui, se non ricordo male, lo Stato controllava più del 30% dell'economia, ma non di una parte qualsiasi dell'economia, della parte più importante, cioè dei cantieri, dell'estrazione, della trasformazione dei materiali, della siderurgia, insomma tutto quello che era l'industria pesante e il vero valore della capacità italiana era questa, anche di trasformare queste materie prime, eccetera. Si poteva governare tutta questa parte dell'economia senza centrarla nelle mani di un grande gruppo controllato dallo Stato e senza che questo gruppo finisse nelle mani e nella guida di una singola persona, come era stato nel caso prima naturalmente di Mattei, predecessore, e poi di Cefis. Paolo Morando ci dice no, è lo stesso Cefis naturalmente a dirlo, lo dice in un famigerato discorso che fa all'Accademia di Modena, anche se su questo si potrebbe dire lunghe cose, perché anche questo discorso venne travisato e utilizzato da Pasolini, che lo cercò quando in realtà era un discorso pubblico e in quella circostanza davanti agli allievi dell'Accademia di Modena furono pronunciate le più varie dissertazioni nei vari campi e Cefis disse la sua. In quel discorso famigerato Cefis disse una cosa abbastanza evidente, cioè che l'Italia per rimanere sul mercato, diremmo oggi, aveva bisogno di quegli aggregati, di quei grandi aggregati, e aveva bisogno che fossero guidati da una mano sicura, ed era chiaramente la guida centrale, e quella guida era lui. Questo autogiustifica l'immenso potere? Ma dipende come che immagine dell'Italia avevamo e abbiamo. Evidentemente il Cefis aveva le sue ragioni. Per riuscire a fare quella politica, per continuare a contare a livello internazionale, era necessario che ci fosse quell'aggregazione di potere. Naturalmente sarebbero state possibili altre vie. E infatti l'accusa principale che fu mossa fondamentalmente nei confronti di Cefis e di aver voluto la morte del suo predecessore Mattei. Chiaramente perché questa cosa così centrale?
E tra l'altro Paolo Morello spiega benissimo che non si parlò immediatamente del nesso tra le due cose alla morte di Mattei, che se non ricordo male accade nell'ottobre del 62. No, se ne parlò verso la fine degli anni 60, cioè quando la figura di Cefis cominciò a diventare importante, e allora lì fu collegata l'eventuale partecipazione dei colpi di Stato, la morte di Mauro De Mauro, che forse ne sarebbe stato informato e che comunque stava indagando sulla scomparsa di Mattei. Insomma, una serie di collegamenti che vennero fatti, non casualmente, quando Cefis diventò così importante da giustificare degli attacchi così violenti. Certo resta il fatto che la visione di Mattei e quella di Cefis sono agli antipodi. Cefis è stato ammantato da questa leggenda nera perché fondamentalmente, non solo Pasolini, si disse di lui che si era un po' venduto agli americani. Cioè, si è voluto presentare Mattei, partigiano, come d'altronde lo è stato anche Cefis, come un uomo che si sarebbe battuto per fare dell'Italia un paese con la propria sovranità, capace di giocare in modo spregiudicato su uno scacchiere internazionale vastissimo, mentre Cefis, dopo l'assassinio di Mattei, di cui probabilmente era stato complice, ne avrebbe preso il posto ridimensionando sia l'attività dell'ENI che anche l'esposizione, internazionale, c'è del vero in tutto questo? Sono varie interpretazioni. Certo è che Paolo Morando ricostruisce bene il fatto che l'ENI, nella visione di Mattei, era insostenibile. Cioè si era esposta a tal punto rispetto alle sue forze che probabilmente, che fosse morto o non fosse morto, in circostanze misteriose o meno, quel tipo di modello non era più disponibile, non sarebbe stato più possibile portarlo avanti. L'ultima cosa che voglio dire, prima di lasciare la parola agli altri, è che chiaramente nella storia di questo uomo potente non mancano tutte quelle cose che ci aspetteremo di vedere nei potenti. Pensiamo al film di Sorrentino dedicato al divo Giulio Andreotti. Così come quel bel lavoro cinematografico, anche questo libro di Paolo Morando ripercorre anche gli aspetti intimi dell'uomo di potere. Perché sono interessanti? Sono interessanti perché ci svelano qualcosa di qualsiasi uomo di potere. Per esempio, questa collezione di ex voto, no? Io trovo straordinario, non è un caso che Paolo Morando abbia deciso di aprire il libro con questa predilezione, questa collezione di strani di oggetti che in fondo sono grazie ricevute da parte di persone che hanno rischiato la loro vita, e magari per una malattia, per un incidente, ne sono uscite in modo miracoloso. Tutta la vita di Cefis effettivamente è stata esposta al rischio di essere travolto e forse in questi ex voto vedeva qualcosa, quasi talismani. Certo è che si ritirò molto presto, prestissimo diciamo per la nostra epoca, non credo che avesse neanche 60 anni se non ricordo male, quando uscì di scena. E uscì di scena perché evidentemente aveva capito che non avrebbe potuto neppure lui, come Mattei, andare oltre gli ostacoli che aveva trovato. Però senz'altro è stata una figura straordinaria anche al di là del mito che ne è stato costruito, e questa è la ragione per cui questo libro resta comunque importante nonostante il suo pregio fondamentale dal mio punto di vista sia proprio quello, con fonti che io ritengo assolutamente appropriate perché stiamo parlando di un mito, quindi anche le fonti aperte, aver finalmente smascherato una parte purtroppo presente della nostra cultura che ci spinge a guardare tutto attraverso gli occhi del complotto e non attraverso gli occhi della realtà. Grazie. Grazie Max per questo esaustivo intervento. Prima di dare la parola ad Andrea Pomella, io vorrei far vedere qui Petrolio di Pierpaolo Pasolini. Qui sono arrivato a pagina 226, che è un po' disfunzionale nella narrazione. Però vorrei dire una cosa di scolpa di Pasolini. Io ho letto quasi tutto sull'omicidio di Pasolini, una decina di libri, 15 libri. Cioè, Pasolini quando ricostruisce insomma la figura, noi dobbiamo credere che Pasolini sia stato uno storico. Pasolini era un intellettuale, un osservatore della società, aveva una rubrica sul Corriere della Sera e come osservatore della società esprimeva la sua visione. Cioè, lo stesso quando morì Pasolini, Moravia disse: è morto un poeta. Cioè, per Moravia Pasolini era un poeta, uno scrittore, che poi sia diventato anche altro, fonte di studio e tutto. Però io credo che poi Pasolini, per Pasolini sia avvenuta la stessa cosa che è avvenuta
anche con Aldo Moro, cioè la morte del personaggio ha ipostatizzato la figura stessa di Pasolini, dando valore a qualsiasi cosa abbia scritto Pasolini. Cioè proprio Pasolini poi avesse sempre ragione su ogni cosa che faceva. Quindi poi significa anche mitizzare e caricare di importanza ciò che erano lavori, se visti nel tempo, lavori di un giornalista, quello che potrebbe fare uno che scrive su un giornale, insomma, come fa anche Paolo Morando quando scrive su Domani. Prego, Andrea. Grazie, Armando. Il libro è stato sicuramente una bellissima lettura che consiglio a tutti, anche di questi tempi. È un libro importante anche per chi si occupa di economia, perché si inserisce in un filone che recentemente ha avuto molte pubblicazioni su grandi manager pubblici, grandi manager della storia economica d'Italia. Recentemente è uscito un libro su Schimberni, un altro su Gardini, quindi a dimostrazione di quanto importante fosse la vicenda della Montedison. Quindi, insomma, un libro, secondo me, da leggere con passione. Un libro che, insomma, fa quello che secondo me non fanno molti storici, nel senso, riesce a mettere questa figura in un contesto e, grazie al contesto di riferimento, fa capire qualcosa di questo personaggio, di cui confesso anch'io avevo un'idea sbagliata prima del libro di Morando, o meno condizionata da alcune letture. Ad ogni modo, è stato definito un libro che destruttura, diciamo, la leggenda nera di Cefis, che opera un vero e proprio, diciamo, debunking su questo. E di questo, insomma, è molto importante. Da parte mia, io vedo, diciamo, inserisce dal punto di vista letterario nel filone che può essere il pendolo di Foucault, sostanzialmente di qualcuno che si mette a scende negli inferi, in un mondo di confusione fra fonti di vario tipo. Scende, infatti, il primo blocco di 5 di questo 5x5, diciamo, una vera e propria discesa agli inferi, che di cui non parlerò e lascerò ai lettori il piacere di scoprirlo. E però quello che mi interessa è che, appunto, in questo gioco di rimandi, di assonanze, quello che è importante è che rispunta la materialità. La materialità è appunto quella della storia dell'epoca. E la storia dell'epoca è la storia di un conflitto di poteri. Un conflitto di poteri in cui si inserisce alla grande Cefis e poi esce di scena in un modo misterioso, raccontato un po' da Sapelli. Per me Sapelli è un maestro, però, insomma, anche leggendo questo libro si capisce che i maestri ogni tanto qualcosa non inquadrano bene. Ad ogni modo, un libro interessante che parla di un conflitto di poteri. Qual è questo conflitto di poteri? Sostanzialmente il conflitto fra i grandi manager di Stato, su cui qualcosa cercherò di dire, e il capitalismo tendenzialmente oligopolista, che tende a infeodarsi, a difendere le proprie rendite di potere, che, insomma, secondo me si percepisce nel libro, contribuirà per certi versi a costruire questa figura nera, di questa leggenda nera di Cefis. Bene, insomma, è un manager pubblico, ma di un tipo strano, diverso, cioè non possiamo farlo rientrare nei tecnocrati che Danitti e Beneduce vanno, insomma, sono protagonisti della stagione, del protagonismo dello Stato in economia, sostanzialmente di un periodo di transizione. Un periodo di transizione in cui l'equilibrio di potere inizia a scricchiolare. Secondo me, diciamo, l'alter ego, per certi versi, dal punto di vista puramente letterario, per carità, che trovo in questo volume di Cefis è Cuccia. Perché una volta che vacilla il potere dell'altro, l'altro che aveva, diciamo, aveva funto tante murale, diciamo, del potere di Cefis, poi viene meno anche lui, e si apre una stagione che poi la grande intelligenza di Cefis, insomma, uno dei tanti esempi della grande intelligenza di Cefis è il fatto che lui esce di scena quando capisce che sta finendo una stagione. E qual è questa stagione? In un certo senso la stagione del centrosinistra, sostanzialmente, le partecipazioni statali. Di una stagione in cui lo Stato era protagonista e poi qualcosa cambia. Ecco, al riguardo io vorrei fare delle domande all'autore, insomma, per aiutarci a capire qualcosa. E
Sostanzialmente le domande che voglio fare, diciamo, la considerazione che voglio fare, si basa proprio su alcuni snodi centrali, o meglio, che ho percepito come snodi centrali nel libro di Morando. Sostanzialmente il discorso all'Accademia, in cui è stato già evocato giustamente da lettori attenti come quelli che mi hanno preceduto, e il discorso al Senato, che secondo me il discorso al Senato è già quello, serve per fare luce completa su quello che era Cefis, in cui io personalmente vedo anche una continuità con Mattei. Sostanzialmente un'idea che il tempo, diciamo, probabilmente giudicherà superata, sostanzialmente di un sistema industriale integrato che andava, diciamo, che aveva nella chimica uno dei suoi punti centrali, ma soprattutto la chimica come asset centrale dello sviluppo economico nazionale, che poi viene perso. L'Italia perde una partita che, insomma, ancora adesso credo che ne paghiamo le conseguenze. Ad ogni modo, questo, diciamo, è secondo me il primo blocco, diciamo, importante, sostanzialmente il discorso all'Accademia, che viene travisato prima dall'Erbavoglio e poi, diciamo, razza padrona, i cui autori credo che in un certo senso possano essere ascritti, cioè possono andarsi a collocare cioè Scalfari è, con Agnelli palesemente in questo volume, il nemico di Cefis, e questo secondo me dice molto. E poi un'altra cosa, diciamo, sul rapporto con Mattei, ecco, questo secondo me mi auguro che l'autore faccia un nuovo libro sul rapporto fra Cefis e Mattei, in cui sostanzialmente secondo me è utile riflettere sul fatto se Cefis avesse veramente una politica estera, e qui su questo secondo me ce l'aveva, e su qua forse possiamo trovare una netta diciamo discontinuità con Mattei, perché una cosa era Vanoni, una cosa era il codice di Camaldoli, una cosa era, per certi versi, il Vaticano, un'altra ancora gli Stati Uniti. E su questo spero che l'autore mi aiuti a capirci qualcosa di più. Bene, e sostanzialmente questi sono, li ritrovo come snodi centrali, fino ad arrivare appunto all'uscita di scena, che secondo me è palese, che, diciamo, ti fa anche riflettere sulla statura di questo personaggio, che, insomma, potente, potentissimo, ma che capisce che una stagione è finita. Ecco, vorrei chiudere questa prima parte con una riflessione sull'utilizzo del potere, che era anche stato evocato, diciamo, nell'intervento che mi ha preceduto. Mi sembra che, benché non possa rientrare, un militare, insomma, non è un economista di formazione come i grandi manager pubblici della storia della Repubblica, ma però comunque un uomo che utilizza il potere come mezzo in virtù di un fine, cioè ha palesemente un'idea di paese. Io non so se Sapelli aveva ragione quando diceva Cefis si sentiva l'Italia, però molto probabilmente si sentiva parte dello Stato e vedeva se stesso come una funzione di un progetto di cui lui era, mi sembra di dire, un protagonista da questo punto di vista sicuramente sincero. Quindi le mie domande sostanzialmente sul rapporto con Mattei e se davvero Cefis aveva una politica estera di che tipo. Grazie, quindi passerei la parola all'autore. Grazie. Andrea, prima di dare la parola a Paolo, io ho letto un bellissimo romanzo qualche anno fa su Pasolini, qualcosa di scritto Emanuele Trevi. Credo che Trevi sia uno dei più grandi narratori che abbiamo oggi in Italia. E anche quando lui parla di petrolio, delle altre cose, ma anche quando parla di Salò, 120 giornate di Sodoma, il fatto che sia un film metaforico più che altro, quindi che non sia stato capito. Poi ci sta Steinmetz, questo Cefis. Ora lasciamo la parola a Paolo, così lui cerca di ricostruire i legami che lo hanno portato a costruire il libro. Prego Paolo. Beh, grazie a tutti, perché tutti avete detto delle cose bellissime sul libro, e vi ringrazio naturalmente, e anche cose molto azzeccate, nel senso che non avevo dubbi, ma insomma ve lo siete letti bene, non c'è che dire. Allora, io mi sono segnato qua un po' di cose che sono state dette, anche proprio le domande che in qualche modo mi vengono poste, e quindi comincio con quello che diceva all'inizio Elisabetta Sellaroli. Allora,
metodo storico, metodo, chiamiamolo giornalistico, perché io sono un giornalista e non sono uno storico, quindi ci tengo a dirlo, perché non, il che non significa che non abbia cercato di utilizzare il metodo storico, ben consapevole dei limiti che a volte ha il metodo giornalistico e col quale, devo dire, con questi limiti, me li sono ritrovati tutti addosso quando ho cominciato a scavare un po' su Cefis, nel senso che tantissime cose che trovavo scritte in libri da valenti giornalisti molto più noti e autorevoli di me, da decenni, e che quindi erano ormai, come dire, inchiodati lì e quindi non più scalfibili, ma insomma invece poggiavano su cose, secondo me, molto, molto poco solide. Allora, faccio l'esempio, Sasso di Finero, e quindi un episodio degli anni della Resistenza con Cefis, che per anni è stato in qualche modo, a Cefis è stata addebitata qualche responsabilità sulla morte del suo capo partigiano di Dio. Siamo in Valdossola nel 43. Ora, questa cosa qui c'è in un libro di Giorgio Galli, ma deriva da un articolo di... O meglio, c'è un libro di Giorgio Galli, viene ripresa da Scalfari e Turani in Razza Padrona. Il libro di Giorgio Galli è un libro fondamentale sulla vita di Mattei. Viene perpetuato in decine di libri, questo episodio. In realtà tutto deriva da un articolo del senatore Pisanò, quindi uomo di destra, sul Candido, articolo palesemente ricattatorio nei confronti di Cefis, che viene pubblicato nel 69, al momento in cui Cefis sta per entrare col suo potere in Mount Edison. Il presidente lo diventerà nel 71, ma questo articolo è del 69. E questo articolo qui, che è palesemente infondato, nel senso che storicamente non esiste prova di una responsabilità di Cefis, proprio perché Cefis non era lì, e questo lo scriveva già Giorgio Bocca nel 63, mi pare, nel suo libro sulla Repubblica Partigiana, ma insomma poi è stata detta, ripetuta, però non passa questa cosa, passa di più la vulgata complottista che vede Cefis al vertice di chissà quali disegni occulti già allora nel 43, e da qui poi deriva tutta la leggenda nera successiva in tutti gli altri episodi che l'hanno visto protagonista. Ora, questa roba qua non c'è, non esiste dal punto di vista storico, storiografico, degli storici proprio non c'è. Che questa cosa si è perpetuata per decenni in libri di autori, ripeto, importantissimi, Giorgio Galli, Scalfari, ma poi anche più recentemente, insomma, questo secondo me la dice lunga sui limiti di una, come dire, ricca letteratura dietrologica, complottista, chiamiamola come vogliamo, ma che si riperpetua di continuo in autocitazioni di libri che si citano tra loro, ma la fonte vera, se uno va a cercarla, capisce che no, ci dice dell'altro quella fonte. Io non so se questo si chiama metodo storico, se si chiama così credo di averlo praticato, se si chiama in un altro modo decidetevelo, ma insomma io ho praticato questo. Stessa cosa, visto che Elisabetta parlava della memorialistica, quindi anche in qualche modo delle accortezze che bisogna prendere quando si utilizza la memorialistica, appunto, e le interviste, quindi i ricordi che sfumano e magari ci dicono qualche cosa di sbagliato. Questa cosa secondo cui, anche qua, chi ha letto il libro conosce bene ormai questo episodio, perché è un altro chiodo importante della leggenda nera, e cioè che Cefis stava fuggendo dall'Italia nel 77, lascia l'Italia perché stava per essere arrestato assieme a Fanfani, addirittura Fanfani, per un golpe che stavano tramando. Questa cosa deriva da un libro, un libro intervista, ecco, a proposito dell'intervista, del 95-96, dell'attuale direttore del Sole 24 Ore, Tamburini, con un leggendario agente di borsa di Piazza Affari di Milano, Aldo Ravelli. Ecco, Ravelli dice questa cosa qua. Ravelli muore mentre il libro viene pubblicato, è un uomo anziano. Ravelli è un uomo di sinistra, uomo con un passato enorme, meriterebbe appunto un libro biografico anche su di lui, ma esiste questo libro di Tamburini. Beh, Ravelli dice una cosa sbagliata. L'episodio a cui si riferisce è un episodio di 6 anni prima, non era un golpe, non c'era nessuna inchiesta della magistratura, insomma non c'entra niente con quello che racconta Ravelli. C'entra il fatto che Agnelli bloccò questa cosa, insomma, vabbè, non lo ripeto perché magari il libro qualcuno l'ha già letto, chi lo vorrà leggere lo troverà, appunto. È un'altra cosa, e però anche questa cosa qua si perpetua ormai dal 95 al 96 come elemento fondamentale su cui si incarna la leggenda nera di Cefis. I documenti,
Allora, gli storici utilizzano i documenti, naturalmente, no? L'importante è che ci sia un documento, non possiamo basarci fino in fondo sulla memorialistica, i diari, i ricordi che magari sfumano e ci dicono qualcosa di sbagliato, contano i documenti. È in un documento l'elemento che inchioda Cefis alla P2, no? Un documento anche qui scivoloso perché è del SISMI, quindi è un servizio segreto, però è un documento che agli atti di un'inchiesta importante e che dice che la P2 era in mano a Cefis, che poi quando lasciò l'Italia la lasciò a Gelli. Anche qui è un documento. Ma quanto vale questo documento? I documenti non è che valgono sempre tutti, bisogna sceverarli, bisogna valutarne l'attendibilità, credo che si debba fare, no? Ma dobbiamo farlo noi giornalisti, gli storici, chiunque ha in mano un documento, non è che c'è un documento, paf, ci costruiamo su di tutto. No, cos'è questo documento? Vediamo di capirne l'attendibilità. Ora, lo stesso giudice Calia che si trova in mano questo documento mi dice, ma come dire, non serviva il giudice Calia per capirlo, però è sempre meglio farselo dire da chi questo documento l'ha avuto in mano, l'ha studiato, è lui stesso a dire, io in un'intervista, che questo documento ha un'attendibilità pari allo zero. E d'altra parte tutti i riscontri possibili che si potrebbero trovare non sono stati trovati, ma proprio perché non ci sono, proprio perché la storia della P2 è un'altra. Quindi questo per dire circa l'utilizzo delle fonti. E devo dire che io quando iniziavo più o meno un anno fa di questi tempi a pensare di scrivere questo libro, partivo da tutte queste cose qua. E quindi il mio obiettivo era, ok, sistematizziamo tutta questa cefiseide, tutta questa cefisologia, che non c'è ancora in un libro, no? Mettiamola tutta assieme, parte in libri su Mattei, parte in libri su Pasolini, parte in libri sulla P2, su tutto quello che volete voi, la mettiamo tutta assieme in un libro, paf, lo si fa. Peccato che poi in corso d'opera ho trovato tutta una serie di cose che esulavano da questi libri fondamentali che mi hanno detto dell'altro, mi hanno detto molte altre cose molto diverse. E quindi a quel punto lo sforzo è stato quello di cercare di scontornare il personaggio Cefis, e quindi proprio chi fosse lui, anche perché è proprio ciò che ci mancano le sue foto, i suoi filmati, le sue interviste, la sua voce, nessuno ha mai sentito la sua voce, no? O meglio, io l'ho sentita in un audio, ma adesso non sto qui a parlare, sono troppo lunga, ma cercare di capire psicologicamente che personaggio fosse questo, per restituirlo in qualche modo al lettore. Allora l'episodio, ad esempio, che citava Massimiliano di Greener, della tragedia di Quail, del campo appunto in Biafra, in Nigeria, in cui tanti tecnici della SNAM furono uccidati e altrettanti poi rapiti e condannati a morte, e avvenne nel 69, così lo precisiamo. Questo è straordinario perché ci racconta il Cefis, uomo d'azione anche, che deriva dal capo partigiano degli anni 41-43, o meglio 43-45, mi corretto, e che poi si ritrova a comandante sul campo, e lui è che si precipita là, prende contatti con tutti i capi di Stato delle nazioni confinanti, coordina lui in qualche modo l'azione di cercare di liberare questi uomini sequestrati nella totale assenza del governo italiano. Quindi è assolutamente vero ciò che dice Massimiliano. Questo secondo me è un episodio straordinario, dimenticatissimo nella nostra storia, però all'epoca fu un episodio straordinario, nella sua tragicità naturalmente, e che ci dice chi è quest'uomo. Io non lo so quale altro manager pubblico italiano, allora lui era presidente dell'ENI, si precipiterebbe là nella giungla a cercare di fare tutto ciò che altri forse dovrebbero fare. Altri tempi, un altro secolo, naturalmente, ma anche altri uomini. E questo è l'uomo che ho cercato in qualche modo di raccontare. Allora, io qui mi sono segnato... Ah, ecco, sì, Pendolo Foucault, giusto. Andrea Pomella citava Pendolo di Foucault. Allora, grazie, perché è il libro della mia vita, io ogni 3-4 anni lo rileggo, ormai lo so a memoria, lo cito anche brevemente nel libro, proprio perché il pendolo di Foucault è il racconto, no, dell'ossessione complottista, fatta quasi per gioco, ma in cui poi ci si perde e non se ne esce più. No? Uno si autoconvince di queste cose. Questo è un meccanismo psicologico che stia anche alla base di tante cose che leggiamo ultimamente e che viviamo, purtroppo anche ultimamente. Quindi mi faceva poi delle domande più specifiche, su cui, ecco, io però mi muovo con molta circospezione, nel senso che non sono un economista, quindi circa la politica estera, chiamiamola così, di Cefis, e quindi dell'ENI di Cefis piuttosto che l'ENI di Mattei, allora, senz'altro è cambiata, senz'altro è diversa. È ovvio, lo conosciamo l'ENI di Mattei, nel senso che l'ENI di Mattei era il
cercava di contrastare appunto le sette sorelle, si poneva al tavolo dei convitati in una maniera aggressiva, giustamente aggressiva, con la sua politica del 50-50 nelle nazioni appunto in cui si estraeva il petrolio, cosa che contrastava con lo sfruttamento dei giacimenti che appunto veniva fatto dalle sette sorelle. Ma pensiamo anche agli accordi con l'Unione Sovietica, no? Cioè Lenin nel 59 fa un accordo colossale di fornitura di greggio con l'Unione Sovietica, siamo nel pieno della guerra fredda, no? Quindi Mattei era questo, ma appunto era Mattei, un altro secolo, altri uomini, un uomo come Mattei, io credo che sia assolutamente irripetibile da questo punto di vista. Sta di fatto però che quello che un po' si dice da sempre, che Cefis rovesciò Lenin, no? Dopo che ne prese lui la guida dopo la morte di Mattei e quindi arrivò a, come dire, a più miti consigli con gli anglo-americani, quindi con la Esso, la Shell, tutte queste grosse realtà dell'epoca, anche attuali naturalmente. Quindi in qualche modo da qui poi deriva il discorso Cefis uomo degli americani, no? Ecco, non è esattamente così, ma questo non lo dico io, lo dice più o meno tutta la storiografia che si è occupata dell'ENI, di questo tipo di temi. Già Mattei aveva avviato una fase di disgelo. Mattei, se non fosse morto, di lì a poco sarebbe andato negli Stati Uniti ospite di Kennedy, no? Qualche giorno prima della sua morte fece un grande servizio su di lui la BBC, quindi stavano già un po' cambiando le cose. Naturalmente poi Cefis non cambia linea, anzi ancora di più, però in qualche modo era già stato avviato da Mattei tutto questo. Che questa sia una politica estera ascrivibile del tutto a Cefis, piuttosto che non in parte anche a Mattei che già l'aveva avviata, io questo non ho gli strumenti di economista per dirlo, però dico questo, e questo è fondato anche qui su memorialistiche ricordi, però assolutamente fondati. Quando Mattei muore, Leni non aveva neppure da pagare gli stipendi. Si trovava in una situazione finanziaria disastrosa, no? Aveva un'esposizione enorme rispetto a quello che era il suo fatturato. Non aveva i soldi per pagare gli stipendi, riusciva a pagarli solo grazie al cash che affluiva dai distributori di benzina, per essere chiari. La prima preoccupazione di Cefis, uomo di conti, fu questa, di risanare tutta questa situazione. E quindi naturalmente imprese più costose, acrobatiche, rischiose, spericolate, vengono, come dire, ritirate per sanare la situazione finanziaria. Tutto questo, io l'ho trovato e mi ha stupito quando l'ho letto, venne particolarmente apprezzato da un giornalista come Eugenio Scalfari. No? In un libro del 69 di Scalfari dice: Cefis, complimenti a Cefis, ha fatto tutto quello che andava fatto. Ora, trovare questa cosa scritta da Scalfari, che è lo Scalfari che qualche anno dopo, pochi anni dopo, massacrerà letteralmente Cefis, con anche solide ragioni naturalmente, ai tempi appunto del libro Grazie al padrone, insieme a Turani, mi ha abbastanza colpito, anche perché è lo stesso Scalfari che poco dopo, quando vi è la guerra, diciamo, per il controllo di Bastoggi tra Cefis e Sindona, prende le parti di Sindona, no? Piuttosto che di Cefis. Questo poi ci porterebbe al discorso vero, e cioè, lo citava credo proprio Andrea Pomella, la consanguineità in qualche modo culturale di un giornalista come Scalfari, con le grandi famiglie del capitalismo italiano, gli Agnelli in primo luogo, Gianni Agnelli in primissimo luogo. Cefis negli anni 70 diventerà il nemico numero uno per Cefis, per Agnelli, insomma cioè Cefis e Agnelli voglio dire, e Scalfari scrive Razza padrona. Questo è il quadro. Cefis lo racconta molto bene in una sua lunghissima intervista che è depositata al fondo dell'ENI, che è una intervista che quasi nessuno è mai andato mai a cercare, a trovare, e racconta tutto. E quindi racconta tutto sul rapporto con gli Agnelli, con Mattei naturalmente, con la politica, e quindi la politica che andava foraggiata. Ecco, questa è una fonte, e quindi chiudo il discorso che avevamo fatto inizialmente, è una fonte memorialistica, però straordinariamente interessante da leggere, naturalmente pro domo sua, bisogna sempre prendere con le molle quello che dice Cefis, quello che dice chissà cos'altro ci nasconde naturalmente, quindi è una voce di parte e quindi va vagliata anche in questo senso. Però è una voce che va data, io gli ho dato spazio proprio perché è una voce che finora nessuno gli aveva mai dato voce. Concludo, ultimissima cosa, sempre a proposito di una cosa che diceva Andrea Pomella, e quindi i discorsi, il discorso di Modena che tanto colpì Pasolini, ma il discorso in Senato, che è di poco successivo, è di pochi mesi successivo,
Quello è straordinario. Quello, Cefis mette a nudo la pochezza della politica industriale del paese negli anni precedenti, mette la politica di fronte alle sue responsabilità, dicendogli: ragazzi, mi avete messo qui voi alla guida di Montedison con un disegno strategico, ora datemi gli strumenti per fare ciò che mi avete detto di fare. Ma da lì in poi non glieli daranno, perché negli anni 70 la DC diventa anche la DC di Andreotti e quindi Rovelli piuttosto che Cefis, perché Cefis era uomo di Fanfani, Rovelli è uomo di Andreotti. E insomma tutto si complica, le partecipazioni statali non sono più un disegno strategico, ma è il principale strumento di finanziamento dei partiti. La partita è completamente cambiata e Cefis lo capisce e lascia tutto quando vede che la partita è finita. Però ecco, quel discorso lì in Senato è un'audizione pubblica nell'ambito di un'indagine di una commissione conoscitiva sui problemi della chimica. Io non capisco perché nessuno se lo sia mai andato a leggere e citare, perché è straordinario, è fatto lì, è in presa diretta, è lunghissimo, decine e decine di pagine documentatissime, e non è il discorso su ciò che avverrà fra 50 anni con le multinazionali, è un discorso di cos'era l'Italia e l'industria e la politica in Italia nel 72. È fantastico, nessuno lo cita mai e io mi chiedo perché. Grazie Paolo. Nunzio, vuoi fare una domanda tu? Beh, diciamo anche se ci sono qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda, scriva in chat oppure possiamo dargli la parola prima di fare un ultimissimo giro di un minuto a testa dei discussant, qualche osservazione, qualche particolarità del libro, qualche osservazione su ciò che Paolo ha detto oppure qualcosa che hanno dimenticato nel precedente intervento. Prego Elisabetta, vuoi fare un piccolo intervento? No, volevo fare un attimo una domanda io, Sì, prego. Sì. Che è per l'autore, ma anche per i relatori. No, mi è capitato sotto mano adesso uno dei libri che Paolo cita, che secondo me ha avuto un ruolo anche questo molto importante, che è Il gioco dei potenti di Piero Ottone del 1985. La domanda che volevo fare è questa, sul successo di queste letture di tipo complottistico, successo di pubblico intendo, cioè secondo voi perché è come se una fetta dell'opinione pubblica di questo paese avesse bisogno di leggere la storia della Repubblica come storia criminale, cioè come storia di complotti, come storia di la resistenza tradita, il risorgimento come mancata rivoluzione, la Costituzione inattuata, cioè come se poi in realtà la democrazia fosse soltanto una finzione, ma che le vere forze che contano, che plasmano la realtà, sono dietro e sono occulte. Secondo voi c'entra il contemptus mundi della Chiesa Cattolica, c'entra una parte della cultura marxista sul materialismo storico, c'entra, che non stavo cercando un titolo di un libro di Ermanno Rea, che era La fabbrica dell'obbedienza, se non ricordo male, quando se la prende con i gesuiti. Cioè, secondo voi, qual è la fonte di questa, come dire, che a getto continuo produce complottismi, che produce successo di pubblico di questi complottismi, ma anche poi una lettura per certi versi costantemente massimalista, anti-ricerca scientifica, anti-modernità? Questa è la mia domanda, grazie. Rispondere per primo, ci sei stato escatologico. Se vuoi io Armando, la domanda, come spesso fa Nunziante, è molto interessante. Io, dovendo dare una risposta molto etero, poco originale, direi che in un clima culturale postmoderno in cui tutte le narrazioni si equivalgono, e qui anche il rimando a Eco secondo me è importante, c'è una tendenza al dimenticarsi i fatti, la materialità della storia. Al contempo c'è una riduzione della complessità ad uno, un'unica spiegazione, che diciamo è quello che ritroviamo a Iosa in tempi di cospirazionismo. Io, insomma, per rafforzare quanto diceva l'autore, è vero su quello che diceva su Leni, che per molti storici dell'economia la situazione subito dopo Mattei dal punto di vista strettamente finanziario era overstretched, e quindi erano molto molto in difficoltà. Mi sembra di capire che Cefis prova a fare la stessa cosa quando arriva in Montedison, ma Cuccia glielo impedisce. E chiudo velocemente, e chiedo scusa se ho fatto questo piccolo intervento, sul discorso all'Accademia di Modena, che io trovo utile, cioè mi chiedo come sia stato possibile travisarlo in quel modo, ma ad ogni modo io vedo
molti rimandi alla letteratura dell'epoca sulle tecnocrazie, a Mumford, per esempio, in cui dice che sostanzialmente, e a Schumpeter, per carità, anche, insomma, sostanzialmente la tendenza alle tecnocrazie che si va rafforzando è fortissima e mi sembra ancora attuale. Ad ogni modo, e chiudo, la riflessione secondo me da Cefis, da fare su Cefis, è quella legata anche sulla stagione delle privatizzazioni, come sarebbe andata la stagione delle privatizzazioni se il progetto di alcuni manager di Stato in qualche modo resisteva. E qui, insomma, un po' cattivo, faccio un rimando a Prodi, che comunque compare anche molto con Miglio, paradossalmente, diciamo, nel libro dell'autore, di cui, per quel posso fare, raccomando vivamente la lettura. Grazie. Sì, anch'io volevo sottolineare il riferimento al pendolo di Foucault, che è straordinario, che sembra quasi la chiave di lettura di tutto il libro. Chiedo scusa per questo secondo intervento. Elisabetta e Max, prima di dare la parola finale a Paolo. Allora, io diciamo posso, da giovane storica, posso rispondere anche alla questione del perché diciamo queste letture vengono così tanto assorbite dal pubblico, queste letture forzose, complottiste, eccetera. Secondo me c'è stato anche un ritardo da parte della storiografia nel trattare determinati argomenti, quindi ovviamente con una quantità ovviamente di documentazione che si è andata, cioè di documentazione di letteratura che si è andata a creare negli anni, ovviamente tutta quella letteratura ha creato il mito dell'oscuro, della doppiezza delle amministrazioni italiane, e tutto questo ovviamente ha portato anche ad una non credibilità degli studi ovviamente più attenti alle fonti anche documentarie, perché appunto la questione dei documenti utilizzati per giustificare una tesi preimpostata è una questione che mette in difficoltà anche gli storici, perché lo storico non deve cercare nell'archivio il documento che sia attestazione della sua verità o della sua tesi di partenza, deve cercare di destrutturare il documento, di comprenderlo, non di leggere quello che il documento dice, ma quello che il documento non dice. Quindi è questa, diciamo, la missione di ricerca dello storico. E quindi quando Paolo Morando parla dei documenti e della memoria, sì, in effetti applica un metodo storico, perché negli anni effettivamente anche da parte dei giornalisti è stato utilizzato questo metodo nei confronti dei documenti. E quando appunto lui prima diceva dei giornalisti, diciamo di chi l'ha preceduto, che non è andato a controllare alcuni documenti, alcune interviste, alcuni discorsi, beh, questa è un po' la pigrizia del giornalista, che comunque può essere tranquillamente messa sullo stesso livello della pigrizia dello storico, perché anche lo storico cade in questi errori. Proprio ultimamente è stato fatto un lavoro con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il e la Sisco, è stato fatto un lavoro per esempio sul 2 giugno del 46, sul referendum istituzionale, e quello che è uscito fuori da questo lavoro colossale da parte di tantissimi ricercatori italiani di storia è che tutta la lettura che è stata sempre portata avanti delle due Italie, dell'Italia spaccata, dell'Italia monarchica del sud, dell'Italia repubblicana del nord, in realtà è una lettura del tutto falsa che ancora nei nostri libri di storia, anche nei libri di storia dell'università, non soltanto di quelli di scuola primaria o secondaria,
E questa lettura è del tutto falsa, perché non è vero, perché ovviamente l'Italia, come tutte quante le elezioni, come tutti quanti i referendum, c'erano, era a macchia di leopardo, e in realtà nei dati assoluti la maggioranza delle persone, dei votanti che avevano votato monarchia era al centro-nord, non era al centro-sud. Quindi quando si va a scomporre il documento, è ovvio che la lettura che esce fuori è un'altra, ed è secondo me appunto quello che poi volevo dire appunto della fonte memorialistica, che poi io ho trovato interessante nell'applicazione di questo che nell'applicazione è stata fatta in questo libro, e che ovviamente in uno studio aperto come questo, che non cerca di appunto avvalorare una tesi di partenza, ma di offrire chiavi di lettura e dei chiarimenti al lettore, quello che esce fuori dalla memorialistica è appunto una serie di strade da poter poi percorrere anche in un secondo momento, e questo io lo trovo molto interessante, perché poi alla fine è forse anche quello che riesce a fare magari un buono storico con dei documenti d'archivio anche semplicemente amministrativi. Quindi mi scuso per l'excursus del referendum istituzionale, però penso che chiarifichi anche un po' la questione della mitizzazione di alcune letture che poi vengono perpetrate negli anni. Grazie. Max, hai sì. Qualche domanda? Sì, ma molto rapidamente. Io non so dare ragione del perché il complottismo abbia un certo successo, e forse ecco, non dovremmo neanche esagerare, ha un successo perché ci sono dei lettori che amano questo tipo di storie. Però diciamo, noi dobbiamo anche evitare, cosa che il libro di Paolo Morando non fa, di cadere in una visione opposta, che sarebbe quella quasi agiografica. Il fatto che noi siamo riusciti a scardinare il mito di Cefis non significa che i suoi detrattori, in modo più o meno, mettendo più o meno bene a fuoco dei problemi, non avessero delle loro ragioni. E dico, faccio un riferimento molto rapido e veloce. Pasolini certamente era un poeta, non era in grado di esaminare i documenti che erano necessari ad un'analisi dell'evoluzione industriale dell'Italia, la chimica e così via. Però certamente aveva capito che, per esempio, l'Italia stava rinunciando allo spettacolo serale delle lucciole, ed è uno dei suoi articoli più celebri. Di ecologia si parlava già, però lui, come poeta, aveva notato questa sparizione e pensava che fosse un vero problema. Nello stesso tempo Cefis è anche l'uomo che va in tribunale, chiamato a rispondere, uno dei primi di un inquinamento, di sversamento di materiali velenosi al largo di Livorno, e grazie al suo potere si può permettere di dire che tutto ciò che si diceva di lui non avesse senso. No, molte delle cose che sono state dette rimangono delle falsità, costruite, come si è visto, tra l'altro, dai suoi nemici. Agnelli è stato giustamente menzionato, ma ci sono anche degli aspetti estremamente oscuri. Quindi io credo che il complottismo sia una messa a fuoco, una cattiva messa a fuoco, oltre ai problemi reali. Non si riusciva ad impedire che si ponesse questo diciamo dilemma che ancora oggi qualcuno cerca di riporre tra lavoro, occupazione, sviluppo da una parte, salute, ecologia, ambiente dall'altra, e quindi si costruivano delle narrazioni false e distorte da entrambe le parti. Quindi l'importante è non avere visioni monodimensionali, ma cercare di restituire tutto alla sua complessità. E credo che il libro lo faccia. Allora, Paolo, prego. Sì. Prego. Allora, da qualche parte cito nel libro questa frase che mi ha molto colpito, di uno storico non accademico ma molto in gamba, che si chiama Viganò, e che dice che dietro a ogni mistero sta una cattiva ricerca. Nella sua semplicità, a me questa frase mi ha molto colpito, perché come dire, mette un cappello un po' a un sacco di cose con cui mi sono appunto dovuto scontrare in questo libro. Ora, perché l'Italia è così innamorata della comploteria, chiamiamola così? Intanto una ragione c'è, cioè in Italia non ci siamo fatti mancare niente da questo punto di vista, perché se cominciamo a mettere in fila non solo la morte di Mattei, che ancora non si sa, no? Chi la
chi ne è il colpevole, e ci è voluto mezzo secolo per capire che è stato un attentato piuttosto che non un incidente, no? L'inchiesta appunto del giudice Calino. Ma se vogliamo metterci ancora da prima Portella della Ginestra, ma cominciamo poi a dire tutto quello che è successo negli anni 60-70, da Piazza Fontana in poi, il delitto Moro, cioè abbiamo tutta una serie di cose di cui su alcune abbiamo dei colpevoli, su altre no, su molti stragi di destra i colpevoli non li abbiamo mai individuati, i colpevoli materiali, lo sfondo dietro sì, però restano moltissime zone oscure della nostra storia, no? Quindi, come dire, c'è lo spazio per fare quella che però più che complotteria bisognerebbe chiamare dietrologia, che io adesso non so se mi sbaglio, ma non è un, cioè di per sé uno strumento nobile, cioè cercare di capire che cosa c'è dietro, no? Questo dovrebbe voler dire dietrologia. E il fatto però poi che questa dietrologia si trasformi in complotteria, questo è un salto logico che no, non va bene, però cercare di capire cosa c'è dietro è stato poi lo strumento principale delle più grandi campagne giornalistiche che ci sono state nell'Italia repubblicana dopo, ma pensate, no, Tommaso Besotti sulla morte di Giuliano, no? Si sa solo che è morto, no? Adesso più o meno, adesso non ricordo a memoria la cosa, di sicuro c'è soltanto che è morto, quello che c'era dietro, e lì cominciò una cosa che ancora non si è finita. Piazza Fontana, se non era per l'Informazione Democratica di grandi firme di allora, probabilmente Valpreda era ancora in carcere oggi, se non morto probabilmente. E tanti altri episodi. Quindi, come dire, lo sfondo che l'Italia ha dato a tutto questo fiorire di complotterie c'è di suo. Però un conto è la dietrologia, un conto è la complotteria, un conto è l'inchiesta, un conto è la costruzione più o meno ossessivo-paranoica di tesi del tutto strampalate. E quindi mi è piaciuto quello che ha detto Elisabetta alla fine, cioè che questo libro, io non è che ci metto, non è che vuole essere un punto finale, al contrario, essendo il primo libro che in qualche modo racconta ceffi, sa al di là della complotteria, portando degli elementi di racconto che non c'erano, eppure è tutta roba di 50 anni fa, bastava in qualche modo cercarlo, bastava parlare anche con le persone, trovare delle carte che non erano proprio così nascostissime. Ecco, io mi auguro che di saperne di più che altri ricercatori, colleghi, giornalisti, storici, chiunque sia, voglia raccontarmi di più anche a me di Cefis, perché io stesso non ho un'idea precisa di quest'uomo, no? Perché appunto non è un ritratto agiografico il suo, lo diceva Massimiliano, è stato anche un personaggio molto spregiudicato, che si è mosso negli anni 70 alla guerra come alla guerra, quindi sul crinale sottile tra legalità e illegalità. E tutte queste cose non è che, cioè, sono ancora tutte da scoprire, sono ancora tutte da raccontare, io credo. E quindi, secondo me, che ci sia un ritardo o meno nella storiografia, questo non lo so, sta di fatto che finora libri su Cefis non ce n'erano. Mi è toccato scriverlo a me perché volevo in qualche modo leggerlo e allora non c'era, me lo sono dovuto in qualche modo scrivere, scusate la battuta. Però a me piacerebbe che questa ricerca andasse avanti, non da parte mia che vi ho già dato e l'ossessione in qualche modo l'ho già fatta sfumare. Però c'è tanto ancora da dire, tanto ancora da scoprire, io credo, e mi auguro che altri lo facciano. Ecco. Nunzio, se non hai nulla da aggiungere, chiuderei qui, così. Nulla da aggiungere. Allora possiamo chiudere qui questa bellissima conversazione che abbiamo avuto sul libro di Paolo Morando riguardo ad Eugenio Cefis. Faccio un appello ai spettatori per dare un piccolo contributo a Stroncature, un abbonamento mensile che comprende anche un bellissimo bollettino dei libri settimanale, da cui si possono attingere dei suggerimenti per fare delle letture, approfondire lo sguardo sulla società. Io vi ringrazio tutti, ringrazio Andrea Pomella, Elisabetta Serraloli, Massimiliano Griner e Paolo Morando. E ci vediamo la prossima volta che facciamo qualcosa insieme tra Cantiere Storico Filologico e Stroncature. Buonasera a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera. 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 Buonasera.